Adesso Lorenzo, inizio settimana, quindi ci presenti il nuovo coro. Sì. Altri chilometri, questa volta malgrado il freddo siamo arrivati a Tagliacozzo e abbiamo conosciuto il coro Venturini all'interno di un teatro storico come il Thalia di Tagliacozzo. Abbiamo seguito questa meravigliosa esibizione che si differenzia un po' dalle passate. Perché Federico? Perché all'interno di questo coro, oltre ovviamente ad ascoltare dei pezzi tradizionali di musica abruzzese, di cori abruzzesi, loro si dilettano anche nei classici sketch, nelle scenette, quindi cantano, però poi sono anche un po' attori, come se fosse un musical all'interno del teatro Thalia, e io personalmente mi sono divertito. Quindi stiamo ampliando l'offerta televisiva dei cori tradizionali abruzzesi con il coro Venturini, che ha una storia importante, e poi la location, come detto, il teatro Thalia invita a seguire per intero la settimana che dedichiamo ai cori con abiti importanti, e poi la storia soprattutto di questo coro, che ha una ulteriore peculiarità. Ci sono tanti ragazzi, tanti giovani all'interno, e questo ci fa piacere perché vuol dire, e certifichiamo in tutto e per tutto, la storicità di questo coro, che sicuramente non andrà persa, come purtroppo invece può accadere in altri cori dove l'età anagrafica media è abbastanza alta e i giovani non si avvicinano. Nel coro Venturini invece età media molto bassa, e ciò vuol dire che nel corso degli anni li ritroveremo E sicuramente. allora andiamo subito a gustare questo primo approfondimento. Amiche ed amici di Rete 8, continua il nostro tour per andare a conoscere i cori d'Abruzzo e non solo, sempre ovviamente accompagnati dal nostro anello di congiunzione Paolo Bernabei, che ringrazio. Paolo, dove ci hai portato stasera? Questa sera siamo a Tagliacozzo all'interno del Teatro Thalia per incontrare il coro Luigi Venturini. Coro Luigi Venturini che per un aspetto vi stupirete perché ha una particolarità, come tutti, io parlo sempre di un particolare Certo. di ogni gruppo. Questo da un po' di tempo ha, diciamo, messo all'interno un bel po' di giovani.““
Sembra un paradosso, però la cittadinanza, diciamo, ha risposto bene a un appello che ha fatto la maestra. Dice: questo coro deve continuare il lungo percorso già in, diciamo, ormai da tanti anni che c'è, però deve continuare ancora a lungo, e allora ha fatto appello ai giovani che hanno risposto positivamente, un gruppo di giovani che, diciamo, sta collaborando attivamente con balletti, scenette, vedrete qualcosa, cose simpatiche. E allora, visto che siamo a teatro, ringrazio Paolo Bernabei per averci nuovamente accompagnato per conoscere una nuova realtà corale. Grazie a Mario Giacchetta e Maurizio Mignone, apriamo il sipario e andiamo a conoscere il coro Luigi Venturini. Seguiteci. E allora siamo all'interno del Teatro Thalia qui a Tagliacozzo, ci fa compagnia, ci dà il suo calorosissimo benvenuto Maria Lidia De Dominicis del ceppo aquilano, però non quello teramano, ha tenuto precisamente e lo ha voluto specificare con tanto orgoglio e passione. Molto orgoglio. Presidente, presidentessa onoraria del coro e soprattutto ex corista, poi nel 2019 ha deciso di riposarsi un po'. Ex corista e presidente dal 91 al fino 2019. Al 2019. E poi che è successo, Maria Lì? La vecchiaia mi ha fatto capire che dovevo cedere le armi, le ho passate a questo giovane che tra poco conosceremo. Che conoscerete tra poco. Però ovviamente tanta memoria storica. Tantissima. A livello culturale, a livello coro che porta un nome importante. Molto importante. Il coro Venturini, grazie appunto alla fondazione quindi un omaggio a chi lo fondò. Certo. Il nome per ricordare questo poeta tagliacozzano, come lo definiamo noi, Luigi Venturini, che ha lasciato questo vasto repertorio di canzoni inneggianti tutte, più che inneggianti, che narrano proprio la vita, la quotidianità del popolo tagliacozzano della sua epoca. E soprattutto raccontano, come ha detto lei, storie di vita vissuta che voi ovviamente riportate con le vostre voci. Come no. L'esperienza più bella in tantissimi anni di presidenza. Sono state tantissime le esperienze più belle, quelle dei primi anni, quando appunto il coro Venturini era ancora diretto dalla fondatrice, la compianta maestra Elisa Blasetti, e dal fratello, il dottor Gaetano Blasetti, che tra poco conoscerete.
E quindi immagino, no? Tanti aneddoti da poter raccontare in tantissimi anni di attività. Abbiamo cominciato a girare il mondo già dall'epoca e poi l'abbiamo seguitato a girare anche sotto nel periodo della mia presidenza, per cui il coro Venturini ha portato il nome di Tagliacozzo nel mondo, lo posso dire, siamo stati in America, siamo stati in Russia, in Turchia, poi tutta l'Europa, varie località. Domanda più complicata, ma io cerco di stimolare ovviamente, sì, i nostri ospiti, quelli di Rete 8 e di pomeriggio. Il livello si è alzato con il cambio di presidenza? Guardi, o il suo, diciamo, è stato il periodo più florido per quello che riguarda il coro? Però deve essere sincera. Sono sincera come sempre, ecco. Chi mi conosce lo sa. Allora, il periodo eccelso proprio, il più florido, come ha detto lei, sicuramente sono stati proprio gli anni iniziali. Certo. Perché c'era entusiasmo, c'erano tantissimi ragazzi, ma c'era una direzione eccelsa appunto della compianta e maestra Blasetti, e quindi i tempi erano diversi poi, quindi i giovani eravamo, perché all'epoca lo ero anch'io, eravamo più propensi a partecipare a questa attività che ci dava opportunità di varcare i confini d'Italia. All'epoca c'erano ancora veramente i confini, che si doveva passare col passaporto, eccetera. E poi negli anni successivi, dopo che è venuta meno la presenza della direttrice Blasetti, il coro Venturini ha passato vari momenti brutti, bui, ma nel senso che si sono avvicendati alla direzione vari maestri che si cercavano di reperire nel circondario, certo, diciamo, nell'Abruzzo aquilano quantomeno, e sempre con una certa difficoltà.
anche perché era difficile equiparare la preparazione, esatto, della maestra Blasetti. E poi, è un testimone troppo pesante. Molto da, pesante. Ecco, quindi... Poi c'è stato anche un rigurgito, io lo definisco così, nei giovani dell'epoca, di nostalgia, i quali credevano, ritenevano che al momento, venuta meno questa situazione iniziale, stupenda, meravigliosa, eccelsa, come ho detto, il coro Venturini dovesse chiudere. Io sono una testa dura, amavo questa attività, l'avevo imparata da loro, perché fui chiamata appunto dalla direttrice Blasetti, che io nemmeno sognavo di poter cantare. Infatti la prima cosa che le dissi io non so cantare. Eppure. E poi invece mi ero innamorata di questa attività, e poi mi dispiaceva di far morire una creatura di Elisa Blasetti e di Gaetano Blasetti, una creatura tagliacozzana. Questo lo dico e lo ripeterò sempre. È orgogliosissima nel dirlo, immagino, e lo dico con orgoglio, perché contraddistingue la storia di un territorio. Come no? E quindi, tra tante vicissitudini, difficoltà e anche critiche, quelle aiutano a crescere. Mi hanno criticato in molti, anche gli ex coristi dell'epoca. E praticamente ho portato avanti questa situazione tra vari alti e bassi, e fino a che appunto siamo arrivati agli ultimi anni abbastanza temprati, e con l'arrivo dell'attuale maestra, la maestra Tortora, e che il coro poi ha ripreso ossigeno, vigore. Ed è ancora qui, ed vivente, ancora qui. E noi ve lo stiamo raccontando. Allora, io ringrazio Maria Lida De Dominicis, del ceppo aquilano, da specificare come sempre, aquilano, bravo, per questi cenni storici, memoria storica, Maria Lidia, del coro Venturini. E noi torniamo in sala, mi raccomando, vi invito sempre a non cambiare canale, anzi fatemi ringraziare Mario Giacchetta alla regia e alle riprese, accompagnato da Maurizio Miglione, per queste meravigliose immagini dal Teatro Thalia di Tagliacozzo. Ascoltiamo ancora un po' dei cori qui da Tagliacozzo e poi ovviamente altre chiacchiere con i protagonisti del coro Venturini. A dopo. Grazie. Tanto tempo che...